Ciao, in questo video ti mostro come incorniciare in una cornice un ricamo decorativo. Può essere un ricamo fatto a punto croce, a mezzo punto, oppure un ricamo classico o un ricamo moderno. Se ti piace il mondo del ricamo, ti ricordo che in info box trovi i link ai miei corsi di ricamo online. Sono 3 corsi, uno di ricamo moderno base, uno per ricamare su jeans e l'altro per ricamare su t-shirt. Trovi tutte queste informazioni in descrizione. In questo video però parleremo di come incorniciare nelle cornici, perché sul canale trovi già un video dedicato a come incorniciare all'interno del telaio. Qui è un esempio, in questo caso tra l'altro fatto anche parecchio male, per rendere il telaio una cornice, ma non sempre si hanno tanti telai da ricamo da poter usare in questo modo, oppure ci piace di più la forma rettangolare o quadrata di una cornice classica. Quindi se ti interessa usare il telaio come cornice, trovi un video dedicato sul canale e sul corso di ricamo. Ora iniziamo davvero. Per prima cosa bisogna assicurarsi che il ricamo abbia abbondante spazio intorno, questo perché poi per incorniciare ci serve dello spazio di ripiego e tutto. Questa è la cornice che utilizzerò io, è di quelle che hanno quei gancini di metallo che si girano e si piegano e spesso si rompono. Se non mi ricordo male, questa è una vecchia cornice dell'IKEA, ma qualsiasi cornice va abbastanza bene, ecco, tranne quelle che vanno magari chiodate e diciamo non hanno delle chiusure agevoli, però qualsiasi portafoto, cornice andrà benissimo. E vado a rimuovere il vetro, perché per incorniciare un ricamo secondo me il vetro non è necessario, perché andrebbe un po' a coprire la bellezza del ricamo, e uso la parte dentro diciamo della cornice per fare delle linee guida, sempre con una penna apposita per la stoffa, come in questo caso che è una penna cancellabile, e mi traccio più o meno all'incirca. Dopo queste linee guida vado a creare delle ulteriori linee guida, che queste sono invece quelle che andremo a tagliare. Quindi creo una seconda cornice di circa 3 cm, non di meno, e vado a tagliare tutto con delle forbici dedicate alla stoffa. Ok, ora faccio notare che nelle cornici c'è sempre questo piccolo spazio, che più o meno sono 4 mm all'incirca, che è la parte dove poi va a appoggiare il vetro. Quindi nelle nostre linee di proporzione questa parte non c'è. Il vetro non lo buttiamo subito, perché in realtà ci serve, e lo useremo per andare a creare un supporto rigido dove andare poi a intelaiare. Userò un cartoncino di scarto, a cui poi vado a togliere qualche millimetro e renderlo un po' più piccolo, proprio per quel gioco che vi mostravo poco fa. Ora vado a posizionare il cartoncino sul retro del lavoro e vado poi a ripiegarlo. Se le linee che abbiamo creato prima non combaciano, è normale, è perché il tracciato è indicativo, quindi cercate di posizionarlo bene e con il magico potere delle pinzette, mollettine, non so come chiamarle, questi aggeggi bellissimi, io li uso un sacco anche nel cucito, vanno bene anche delle mollette da bucato chiaramente, vado a tenere fermo la piega che rigira tutta dietro sul cartoncino. In questa fase tengo fermo soltanto i due lati lunghi, i lati corti non li fermo con le mollettine, andranno poi comunque piegati e cuciti, ma in un secondo momento, quindi soltanto i lati lunghi all'inizio. E poi sostanzialmente quello che andremo a fare con l'ago e filo è quello di creare, come in una sorta di corsetto, questa tiratura con lo zigzag. Userò un filo molto molto resistente, in questo caso sto usando un filo che serve per le asole della Guterman, non è pagato, non è regalato, tutto mio è consiglio spassionato, e un ago da cucito. E faccio un infilo l'ago eccetera, faccio un nodo alla fine, parto da sotto verso sopra e prima di tutto affranco il filo. Puoi fare una X, puoi fare più punti nello stesso punto, non è importante, tanto
tutta questa lavorazione che andiamo a fare poi sta dietro e sostanzialmente non la vedrà mai nessuno. Iniziamo a fare quindi questo intreccio tipo corsetto da un lato all'altro a zig zag per tirare il tutto, quindi bisognerà un po' tirare ma non troppo, perché sennò poi il cartoncino si incurva e otteniamo una cosa che non è bella piatta. Quindi dovremmo fare un po' un gioco di tensione per tenere tutto ben fermo e tirato, ma non troppo. Questa operazione può risultare un po' antipatica, perché avendo tutte le mollettine, come infatti sta succedendo in video, il filo è lungo e va fatto lungo, perché così in un'unica mandata facciamo il lavoro e rimane tutto bello in tensione. Però lavorando con i fili lunghi succede che si incastrano dappertutto e questo è particolarmente antipatico, quindi portate pazienza e fate questa operazione con un unico filo. Ci vuole un'attenzione particolare se stai utilizzando, come nel mio caso, una tela IDA, perché quando tiri potresti deformare la tela e sfilacciarla del tutto e quindi poi romperla e quindi rompere tutto quanto. Quindi tirare sì, ma non eccessivamente. La giusta tensione. Una volta terminato, alla fine affranco il filo per bene, faccio un nodo doppio nodo bello fermo e solido e poi mantenendo sempre la tensione, poi taglio il filo in eccesso. In questa fase siamo ancora in tempo a vedere se c'è qualcosa che non va, quindi consiglio di fare una prova di intelaiatura parziale, un po' alla buona, per vedere se effettivamente torna tutto. Quindi se la misura del cartoncino con lo spessore della stoffa funziona, entra tutto a dovere, o se dobbiamo fare delle ulteriori modifiche. Sì, io qui funziona tutto e quindi procedo a fare la seconda parte. Quindi passo ora a occuparmi del lato corto. Prima di tutto faccio una bella piega e tengo con le solite mollettine tutto ben fermo. Questo mi aiuterà poi a cucire bene tutto quello che bisogna fare. Sostanzialmente dovremo cucire questa parte qui degli angoli bella stretta per poter tenere tutto fermo. Quindi ago e filo in mano e vado a fare una sorta di punto cordoncino, punto satin, sottopunto, non lo so, non ricordo che punto da cucitura è questo, però spero si capisca dal video, e vado quindi a prendere dentro tutte e due le parti, quindi il lato sia piegato sia quello che invece è già stato tirato, e vado a chiudere per bene. Poi mi risposto un po' nel dentro della tela e vado, tiro bene il filo e vado dall'altro lato e vado di nuovo ad affrancare un po' il filo e poi nuovamente a chiudere l'angoletto. Quindi il filo da utilizzare anche in questo caso sarà un filo molto lungo, per cui è difficile da gestire perché potrebbe incasinare tutto, però così facendo mantiene la tensione. Faccio di nuovo questo andamento a zig zag, a corsetto, non so come chiamarlo, per ritenere tesi anche questi piccoli laterali e poi procedo allo stesso modo a cucire gli altri lati. Io in video l'ho fatto in arancione per renderlo visibile, ma ovviamente meglio farlo magari bianco su bianco, così un po' si mitiga un po', e vado a togliere i marker che avevo fatto. In questo modo prendo in telaio tutto, ci dovrebbe stare anche la parte dietro, quella dove si mette tutto. Fate sempre delle prove in queste fasi qua, perché se scoprite che magari il cartoncino che avete utilizzato è troppo spesso e poi le linguette di metallo non si chiudono, potete usare un cartoncino un po' più sottile, oppure al contrario, vedete che con un cartoncino troppo sottile si imbarca tutto, allora è una cosa più grande. Insomma, spero che questo video vi sia stato utile. Se è così, fammelo sapere con un like o un commento. Grazie, buon ricamo.